Il mondo dell'automobile è restio a cambiare. I motivi sono sostanzialmente due. Il primo è che è un indotto enorme, è il più grande indotto del pianeta e più si è grossi, più si è lenti. Il secondo è che le cose hanno sempre funzionato e quindi perché cambiare? Ma si sa, i tempi cambiano, così come cambiano le persone e il settore granitico dell'automobile sta iniziando attraverso illuminati manager e idee brillanti a prendere strade difficilmente pensabili, anche solo pensabili qualche anno fa. Ho da poco concluso il tour organizzato da Dacia, riferito ai propri concessionari, di fatto i propri clienti, in cui abbiamo toccato tutti i punti del cambiamento e tutte le direzioni in cui il presente ci proietta verso il futuro. Abbiamo parlato di giovani, di generazione alfa, il nostro upgrade, di videogame, di Twitch e di nuove forme di intrattenimento. Abbiamo parlato di status symbol e di tendenze antropologiche di pensiero, dalle modalità in cui si fruisce il contenuto al modo in cui le persone, in modo diverso tra ognuno di noi, imparano o si formano. Abbiamo fatto una foto al presente per capire il futuro e l'abbiamo fatto con il sorriso, divertendoci, e questo è il punto. Il general manager Guido Tocci, che ringrazio per la fiducia e la cordialità con cui abbiamo passato tante giornate, ha capito perfettamente che i concetti passano meglio se si sta insieme con il sorriso. Ha capito che è possibile fare giornate di infotainment in cui le persone escono non solo dalle giornate stesse con delle suggestioni, ma anche felici di aver passato delle ore insieme. Credo che buona parte del futuro si giochi su questo, sulla voglia di passare il proprio tempo in maniera sia formativa che per quanto possibile divertente. Rock and roll!